sono venuto qui con grande entusiasmo. Credo che ci siano i presupposti per fare un campionato importante, sicuramente difficile, sicuramente complicato, ma vogliamo essere comunque protagonisti, quindi credo di essere in una società e in una squadra per fare un campionato competitivo. Sicuramente deve essere una squadra che ha voglia di vincere, magari non le vinceremo tutte, ma il concetto è di provare a vincerle tutte, perché è una mia idea di calcio, perché credo che il Cagliari debba fare questo, specialmente in Serie B, e deve farlo con una propria identità. Dico sempre questo, no? Quando ci si ritrova in ritiro siamo un gruppo, dopodiché dobbiamo diventare velocemente squadra. I nuovi sicuramente porteranno entusiasmo, voglia di arrivare in una grande piazza, una grande società, in una città che rappresenta un popolo intero. I vecchi dovranno essere bravi a cancellare le scorie negative dell'anno scorso e magari prendere qualcosa di positivo dall'annata difficile. Ecco, se riusciamo a far coincidere questi ingredienti, poi i giocatori che rimarranno sono giocatori forti, quelli che verranno altrettanto, e quindi credo che possa diventare un bel mix. Nella favola della mia vita calcistica ho sempre creduto, sperato e voluto anche ripassare nelle piazze dove sono passato da giocatore, e Cagliari forse è la prima in questo doppio ruolo, e quindi per me è sicuramente una responsabilità più grande, ma è anche uno stimolo. Ho lasciato, credo, da ragazzo, quindi da campionato giovanile primavera, con affaccio alla prima squadra. Oggi rappresento la prima squadra e quindi per me è motivo d'orgoglio e sicuramente di responsabilità. Sicuramente un campionato complicato, ci sono ogni anno le retrocesse che vogliono risalire, c'è qualche squadra che l'anno scorso aveva una potenzialità ma non è riuscita a salire, dico Brescia, Benevento, Parma, a queste sono salite piazze come Modena, Palermo e Bari, quindi è un campionato dove all'inizio, ai nastri di partenza, 7-8 squadre hanno l'obiettivo di salire. Bisognerà capire nel campionato chi riuscirà a essere più bravo. Anch'io ho delle rivalse, le voglio mettere in campo, e su questo ci siamo trovati con il presidente, il direttore, la gente, quindi è una cosa che ci accomuna, e quando le cose accomunano vuol dire che si parte già con lo stesso obiettivo. Dal 3 sicuramente ci riuniamo e dal 4 ci sarà la cosa più bella, che è il rettangolo verde, quindi lì non ci saranno più dubbi né per me né per i calciatori, bisognerà dimostrare ogni giorno, loro dovranno mettere tutto per convincere l'allenatore a farli giocare, per convincere a farli scegliere, e per me avere la voglia di scegliere sempre gli 11 per poter vincere la partita. Credo che la spinta che può dare la gente cagliaritana alla squadra è enorme, è un popolo che ti dà tutto, vuole determinate cose, quindi vuole che tu li rappresenti, che siano orgogliosi di te, credo che questo lo puoi fare con il lavoro, la voglia, la fame. Poi il calcio, le idee, le tecniche, le tattiche, quelle spettano a noi, però quello che non può mancare è lo spirito di combattere per qualcosa che vuoi raggiungere. Ecco, se c'è quello, poi il resto è più facile.